Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come avrete visto dal titolo, oggi andiamo a pulire e riorganizzare la zona del sottolavello e io è una cosa che faccio all'incirca ogni settimana, ogni 2 settimane, anche in base un po' alla necessità, in base a quanto è disordinato, in base a quanto è sporco. Se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi anche al mio canale se non l'avete ancora già fatto e se ovviamente vi fa piacere. Io vi saluto, vi lascio quindi al video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, veniamo quindi alla sistemazione del sottolavello. Prima di tutto tiro fuori tutto quello che ho qua dentro e poi pulisco e vado a riorganizzare. Poi con questo ace sgrassatore con candeggina vado a pulire tutte le pareti interne, vedete proprio una mousse. E lascio agire un po' il detersivo. Poi con una spugna umida vado a passare tutte le superfici, cominciando da sopra. E piano piano vado a raccogliere tutto il prodotto. A questo punto, dopo che ho raccolto praticamente tutto il prodotto, vado a passare una spugnetta in microfibra per asciugare tutte le superfici. Per proteggere le superfici io mi trovo bene a utilizzare questi tappetini di gomma e quando poi vado a pulire il sottolavello e tolgo questo, lo sbatto un po' se ci sono un po' di briciole rimanenti e è molto poi più semplice pulire il tutto. Queste io le avevo prese da Teddy e le trovate in sotto forma di un rotolo. E poi voi le ritagliate in base alle dimensioni che vi servono. Sulla sinistra io avevo trovato questa alzatina in un negozio cinese vicino a casa e io mi trovo molto bene con questa perché sono riuscita a recuperare anche dello spazio in altezza e qua sopra vedrete vado a mettere i detersivi mentre qui sotto tutte le spugne, quelle ancora pulite. Mentre io per la parte qua sotto ho recuperato dei contenitori di plastica dalla spesa fatta in quarantena e vado a metterci tutti gli strofinacci puliti. Li piego e poi li metto qua dentro. Mentre invece qua davanti metto il panno per lo spray mop. Poi dietro vado a mettere il sapone per i piatti, la ricarica, quello che ancora è chiuso. Qui davanti ci metto la mia pattumiera e poi qua a portata di mano tengo il sapone per i piatti che sto utilizzando e il detersivo per i pavimenti. Sull'ante invece di sinistra io tengo questo gancino qui a S dove vado ad appendere la mia scopina in modo tale che è molto comodo prenderla e poi riposizionarla e poi qui ho messo questo gancio adesivo
vado magari ad appendere quello strofinaccio che ho utilizzato magari solo una volta, non è ancora da pulire, cioè non è ancora da mettere in lavatrice, quindi lo appendo qua. Ok, questa quindi è la panoramica del mio sottolavello, di qui lo sporco, la pattumiera, e poi da questa parte con questa alzatina tutti i detersivi e gli strofinacci.